Gurgam è parte della cultura dell'Azerbaigian. Non è solo musica eseguita con strumenti tradizionali, è anche poesia, ispirazione, improvvisazione. Il Festival Spazio Mugam, che fa tappa a Baku, apre la scena a musicisti provenienti da 24 paesi. Alim Gazimov è la voce di questo genere. Il New York Times lo annovera tra i migliori musicisti viventi. Abbiamo preparato il concerto in un modo per poi suonare in un altro. La mia visione è cambiata, influenzata da ciò che ho visto, dal suono delle nostre voci in questo momento, dai nostri sentimenti. Uno dei pilastri del Mugam è l'improvvisazione, aspetto che rende questo genere congeniale al connubio con il jazz. La passione di Jeffrey Werbrock per lo stile e le sonorità di questo genere è nata oltre 30 anni fa. Il suo impegno è nel farlo conoscere negli Stati Uniti. Lo definisce la musica del nostro universo. Apparteniamo ad un universo sonoro. Gli scienziati lo chiamano Big Bang, io Big Note. Tutto si cela nella vibrazione e il Mugam è la rappresentazione in terra di questo principio cosmico. L'UNESCO ha annoverato il Mugam tra i capolavori del patrimonio della cultura orale dell'umanità. Alcuni musicologi associano la struttura musicale del Mugam alle tradizionali geometrie dei tappeti azeri. Ci sono forme nei tappeti e forme nella musica del Mugam che riprendono proprio quelle geometrie. Un posto speciale nel programma del festival è dedicato all'improvvisazione, al connubio tra Mugam e jazz. Il Mugam si apre alla sinergia con altri generi non da oggi. L'incontro con la musica classica, con l'opera, ha già permesso di apprezzarne non solo i differenti approcci vocali, anche l'utilizzo dei vari strumenti tipici in contesti inattesi.